Italia forte e convinta di sé, orgogliosa di riconoscere i nuovi italiani e ridurre la marginalità. Ringrazio oggi i miei amici della comunità di Sant'Egidio che dagli anni 90 hanno aiutato il Paese a cambiare rotta e nel 2004 hanno scritto il primo disegno di legge di iniziativa popolare che introduceva lo Ius Culturae, alla cui stesura ho l'onore di aver partecipato. Ringrazio tante forze sociali che si sono unite in quegli anni e negli anni. Ringrazio Andrea Riccardi che ha aiutato il Paese a cambiare linguaggio e a non avere paura durante la sua esperienza di Ministro per l'Integrazione, dopo anni di predicazione del disprezzo. Ringrazio la relatrice Fabbri e questa maggioranza. Sono molto felice e orgoglioso di aver dato il mio contributo a questa piccola grande svolta di civiltà, frutto di un'Italia plurale che sa scegliere per il bene comune. Un benvenuto, presto, ai nuovi italiani. Grazie. Ringrazio il deputato Marazziti. Adesso chiede di intervenire il deputato Kronbichler. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Dibattendo di cittadinanza, che è roba seria, mi è parso d'obbligo non tacere di abuso di cittadinanze. Sento per questo il dovere di chiamare l'attenzione del Parlamento ad un processo in atto nella mia terra, il Sud Tirolo, che ritengo dannoso alla cultura democratica. È la rivendicazione della cosiddetta cittadinanza doppia, italo-austriaca. Da tempo forze politiche sudtirolesi fanno pressione sul Parlamento austriaco affinché esso conceda ai sudtirolesi discendenti di antenati dell'impero austro-ungarico la cittadinanza della Repubblica austriaca. Vogliono ottenere quella italiana e ottenere quella austriaca. Sabato scorso sul confine del Brennero c'è stata la prima manifestazione proprio per, diciamo, a sostegno di tale doppia cittadinanza. L'imbarazzo delle forze democratiche austriache è manifesto. I partiti di governo, così come anche il partito di maggioranza sudtirolese, sono storicamente ricattabili per un loro complesso patriottico. Sono contrari, ma non osano dichiararlo, o almeno però hanno il pudore di non dar fiato a queste bombe contrazionaliste. Ecco, voglio bollare questa operazione semiclandestina della doppia cittadinanza, una manovra irresponsabile e pericolosa, a parte le ripercussioni internazionali. Grazie. Essa mette a rischio la pace etnica interno al Sud Tirolo, dividendo la popolazione fra chi ha diritto al doppio passaporto e chi no. La ringrazio, deputato. È chiaro, ha terminato il suo tempo, mi dispiace. Allora, chiede di intervenire adesso Matteo Bragantini, prego. Grazie, Presidente. Per dire un fermo no, come deputati del Fare, del Movimento Fare, a questo provvedimento, per dei motivi, e chiederei ai colleghi di poter parlare anche noi, anche se siamo in pochi, perché è un provvedimento che è stato fatto troppo in fretta, perché è un provvedimento che non va a risolvere tutte quelle possibili problematiche, una su tante che avevo già detto, di l'utilizzo dei bambini per avere la cittadinanza da parte di persone che non hanno diritto di rimanere sul suolo dell'Italia, penso agli estremismi islamici. Un no perché non si prevede la possibilità, se non per quei bambini che terranno la doppia cittadinanza, che quando avranno 18 anni, di decidere se rimanere italiani.